No, dai, almeno una volta nella vita lo devi vedere. Oh, va bene tutto, ma quello è un paradiso. Chi è che non vorrebbe andarci? Due frasi, ad esempio, fra le tante che ho sentito spesso e che per me non hanno un gran senso. E ti spiegherò in questo video perché. E questo video deriva da una discussione fatta una settimana fa, qualche giorno fa, con una persona che conosco e che continuava a dirmi: ma quei luoghi, parlava di un luogo in particolare, non si possono mai perdere, non si devono perdere, perché se si perdono quei luoghi si è perso un luogo mitico, spaziale, spettacolare, e lo vuoi perdere? E io che in un certo modo cercavo di convincerlo che in realtà potrebbe non essere il luogo che interessa a me in quel momento. Ma ti dirò di più, e se nella mia vita non lo volessi vedere quel luogo, che cosa mi cambierebbe? E se quel paradiso, che ammetto essere un paradiso per i canoni attuali, non lo fosse per me, per il sottoscritto, perché siamo così chiusi mentalmente, così chiusi di idee da non accettare una cosa del genere? Oggi ti svelo 5 luoghi, 5 destinazioni che sono fra l'immaginario, i sogni di tanti tanti viaggiatori, turisti, eccetera, ma che a me addirittura non attirano minimamente, non ho nessuna idea per ora di andarci. Chiaramente ti spiegherò anche il perché, ti darò le mie motivazioni, che sono motivazioni che potrebbero essere valide per me, ma potrebbero non essere valide per te. Però anche in questo video mi svelo e diciamo che mi confesso un po' con te. Sei già iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non l'hai ancora fatto, nessun problema. Qui sotto in descrizione trovi il pulsante rosso iscriviti, ci clicchi sopra, ma clicchi anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti e le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Da gennaio 2020 è anche possibile abbonarsi a questo canale YouTube e con una piccola cifra che aiuta a sostenere anche il progetto Viaggio Vero otterrai una marea di vantaggi. Video in esclusiva solo per te, la possibilità di essere invitato in diretta con me una volta al mese, avrai il diritto di avere una volta al mese la presenza durante giovedì in viaggio, se lo vorrai avere, alle ore 21, tutti i giovedì sera, come mio ospite in sala online per la diretta. Ma non solo, tutte le playlist chiuse, quelle segrete che sono a pagamento, sono corsi veri e propri, per voi abbonati saranno sempre gratuiti. Poi ci sono tanti altri vantaggi che da qui in avanti ti racconterò. Comunque, già ti spiego qualcosa in un breve video che trovi qui sotto in descrizione. Voglio partire già in quarta con queste 5 destinazioni e parto con una destinazione che è una signora destinazione, non è solo una destinazione, è un continente. Il continente australiano. Sì, lo ammetto, non sono mai stato attratto, non lo sono nemmeno ora dal sogno australiano, dell'Australia. Cioè, ammetto che ci sono delle cose dell'Australia che mi piacerebbe vedere, cioè tante cose dell'Australia che mi piacerebbe vedere, e anche tanti modi di vivere. Ammetto che sono molto attratto dal modo di vivere lavorativo che ha l'Australia, molto easy, molto rilassato, molto più rilassato del Nord America e anche della nostra Europa. Però non ne sono mai stato attratto. È un continente che non mi attrae, anche se la natura è pazzesca, non mi attrae. Non mi attrae, non lo so, forse non è nel mio DNA, non è nel mio DNA, non ti so dire altro. Ti posso dire che forse un motivo, e non sto troppo scherzando, anche se sto esagerando, mi sembra logico, è che tra le 10 specie più mortali al mondo, più del doppio sono nel continente australiano. Quindi, da persona che soffre di aracnofobia, so che ci sono dei ragni pazzeschi in Australia e la cosa non è che mi attiri più di tanto. Però no, non sto. Qui sto esagerando, mi sembra logico, perché poi sono stato in Asia, adoro l'Asia, dove si vedono aracni di dimensioni pazzesche, quindi non è proprio quello il motivo. Non lo so davvero, come una delle altre destinazioni che ti racconterò, è una, sono le uniche due di queste 5 per cui non ho veramente un motivo pratico per dirti non voglio andare lì perché non è per me un luogo che posso amare, semplicemente non ne sono mai stato attratto, non ne sono tuttora attratto. Poi magari l'anno prossimo ne sarò attratto e partirò per l'Australia, questo non te lo so dire. Seconda destinazione nell'immaginario, nei sogni di tanti, l'India. L'India, paese grandissimo anche questo, e però è dire tutto e dire niente l'India, nel senso che non sono attratto, ma anche qui sto sbagliando perché non è proprio vero che non ne sono attratto. L'India è un paese che vorrei visitare, ma devo ammettere che la parte più,
richiesta, quella del Rajasthan oppure quella del sud con Goa, eccetera, non mi hanno ancora chiamato. Io dico sempre che per l'India forse devi essere pronto o pronta, e io ammetto di non sentirmi ancora pronto per un viaggio in India. Questo non vuol dire che non voglio visitare l'India. Ora come ora, dentro di me so che non sarei pronto e non riuscirei a capirla, non riuscirei a godermi questa destinazione che secondo me racchiude un caleidoscopio di sensazioni, di emozioni che mi brucierei se andassi con questo mood. Poi, come detto, l'India è dire tutto e dire niente, perché la parte nord dell'India con le vette himalayane, ecco, quella è una parte che visiterei assolutamente, e con quei silenzi che solo le grandi vette ti possono regalare, che solo le grandi vette possono favorire. Ecco, questi silenzi che ho letto in tanti libri di Terzani mi attraggono parecchio. Questa parte dell'India mi attrae molto, molto, molto. Terza destinazione, che in realtà sono più destinazioni, da cui non sono assolutamente attratto e non lo sono mai stato. Ti parlo di Africa vera, non tutto il continente. Diciamo che il Nord Africa l'ho visitato, lo sto visitando, ma non lo posso considerare Africa vera. Cioè, il Nord Africa ha una sua storia e tutto il resto. Io ti parlo della parte africana vera, dal Kenya, Botswana, Etiopia, queste nazioni, quelle che possiamo chiamare Africa vera. Sì, mi perdo un sacco il famoso Mal d'Africa, che ha colpito tanti e che colpisce tutti quelli che visitano questi luoghi. Io ci credo in questo Mal d'Africa, e per l'amor di Dio potrebbe colpire anche me, anzi ne sono quasi certo che lo farebbe, ma per ora non sono mai stato attratto. Non sono attratto ad esempio dai Big Five, lo so, è una meraviglia della natura. Uno che ama la natura come me non dovrebbe dire non voglio andare, non sento il bisogno di andare in queste nazioni. E come per il continente australiano, è questa la seconda destinazione, sono queste le seconde destinazioni che non ti so dare una spiegazione, non ne sono mai stato attratto, no, veramente. È una cosa che, anche quando vedo le immagini, vedo questi panorami pazzeschi dell'Africa vera, io non ne sono attratto, non lo so perché, non è nelle mie corde. Posso dirti che ora e in passato non è nelle mie corde, in futuro è un'incognita, però se non lo è per me, non mi puoi venire a dire devi vedere l'Africa vera, perché se non vedo l'Africa vera, per me è uguale in questo momento. Le esperienze vanno fatte, ma vanno fatte quando le desideri le esperienze. Poi ti possono capitare, e se mi capitasse andrei, per l'amor di Dio. Però se devo scegliere io, ora come ora, e non ti so dare una motivazione reale, io non partirei, non andrei e non sono attirato da queste destinazioni. Quarta destinazione, la penultima di cui parliamo oggi, è il Brasile. Il Brasile è l'unica nazione del Sud America che non vorrei visitare, che non me ne frega niente del Brasile. Un po' perché il Brasile è nell'immaginario turistico e le zone turistiche del Brasile a me proprio non fregano nulla, di quel turismo tipo Rio de Janeiro, Fortaleza, eccetera, che è un turismo che è è per una grande fetta turismo sessuale. A me proprio non frega assolutamente niente, anzi mi fa un pochino schifo la cosa, per cui di base proprio il Brasile non mi ha mai attirato, non mi ha mai attirato né come meta di vacanza da sogno, né appunto come viaggio per andare a scoprire il Brasile. Ripeto, non sto facendo di tutta erba un fascio, è che ho sentito tante persone anche qui del mio paese parlare del Brasile in termini eccezionali, per l'amor di Dio, è bellissimo, sarà bellissimo, però ne ho sentiti parlare anche tanti che hanno vissuto in Brasile, che mi hanno detto che il Brasile in certe zone è veramente pericoloso e anche in certe zone molto turistiche, che se esci dal percorso turistico classico rischi grosso, rischi la vita, rischi la morte, e quindi capisci che non è che sono quelle nazioni che mi attirano più di tanto. Mi attirerebbe tutta una zona naturale del Brasile, però non è il paese che mi attira di più, è l'unico paese del Sud America di cui non ne ho mai sentito il bisogno e che tutt'oggi non ne sento il bisogno, ed è l'unico, perché in tutti gli altri paesi del Sud America, quelli che non ho visitato, andrei domani. Quinta destinazione, che è anche il motivo per cui ho fatto questo video, perché la discussione di cui ti parlavo all'inizio era nata proprio su questa destinazione, che sono le Maldive. Le Maldive sono il paradiso, l'incarnazione del paradiso
di viaggio mare per tutta la popolazione mondiale. Possiamo dire per tutta la popolazione mondiale o per quasi tutta la popolazione mondiale. Quante volte vediamo la foto della palma e della sabbia bianca presa da un'isola delle Maldive? Ci sono migliaia di persone nel mondo che hanno le immagini del computer, cioè il salvaschermo del computer, la scrivania del computer o addirittura la scrivania del telefono con una foto del genere. Non ce la raccontiamo, è l'immaginario del paradiso. E per me non lo è. Perché per me non lo è? Semplicemente perché non sono mai stato attratto da destinazioni di mare così piccole. Se io potessi vivere le Maldive 3 giorni, allora ti direi sì, vado alle Maldive, ma una settimana intera in un'isola microscopica o in un'isola media, che comunque è un'isola piccola, io mi sento in gabbia, mi sono sempre sentito in gabbia. Poi, ripeto, il mare forse non è la destinazione che io amo di più, sicuramente lo stare in spiaggia tutta la giornata o buttarsi in acqua e fare snorkeling, per amor di Dio, mi piace un sacco, ma non è che farei ore di questa attività. Per cui di base non è la mia vacanza ideale, già questo conta molto. Poi fatta su un'isola che è larga, uno sputo, io mi sento in gabbia. Dopo il quarto giorno io mi sentirei claustrofobico, lo so, sembra strano, ma io sentirei effetto di claustrofobia. Il fatto è che frusterei la spiaggia a forza di fare il giro dell'isola e poi dopo un po' non ne potrei più. Tu dici non sai rilassarti? Sì, però non è questo il mio modo di rilassarmi. Il mio modo di rilassarmi è più su una sedia, una sdraia, guardando le colline oppure guardando un bellissimo panorama di mare, ma sapendo che non devo stare 7 giorni in uno sputo di isola, che pur rappresenti il paradiso, che pur rappresenti l'ideale paradiso. Quindi è il paradiso per la maggior parte della popolazione mondiale e per me non lo è. Ma che cosa c'è di male? Io non sto dicendo che non è un paradiso. Per te e per tantissime persone lo può essere, per me non lo è. Nessuno potrà mai convincermi che se non vedo una di queste 5 destinazioni mi sarò perso qualcosa nella vita. Sì, mi sarò perso qualcosa della vita, ma mi perdo qualcosa anche se non visito il Sud Italia, ad esempio, 70 zone del Sud Italia. È tutto relativo e dobbiamo rimanere aperti mentalmente. Rientra nel filone della crescita personale? Sì, anche questo video rientra nel filone della crescita personale. E per te, quali sono le destinazioni che tutti adorano e che tu invece non vorresti visitare e che sinceramente te ne frega anche poco? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Se non sei ancora iscritto al Mondo Viaggio Vero, completamente gratuito, ricevi anche la newsletter ogni 2-3 settimane con dei consigli e anche tutte le uscite che sono state realizzate. Qui sotto trovi il link per iscriverti, completamente gratuito. Chiudo con i miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace, diventa fan anche lì. Su Instagram mi trovi come @viaggiovero e ci sono anche le stories, quasi giornaliere, dove parlo anche di altri argomenti rispetto a quelli che trovi qui sul canale YouTube. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice, per questo già ti ringrazio. E se non sei ancora iscritto o iscritta, è l'ultima occasione, qui sotto vedi la facciona sorridente che è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.